buono, facile e veloce. Ormai li troviamo sui mercati tutto l'anno, ma è in estate la loro stagione che ci regalano i sapori, i profumi e i colori migliori. Sto parlando di peperoni e melanzane, i protagonisti delle ricette di oggi. E con peperoni e melanzane prepareremo due contorni, peperoni al gratin e bruschette di melanzane. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci occorrono. Per i peperoni al gratin ho scelto dei meravigliosi, ottimi peperoni terra orti, delle olive, aglio, capperi, pan grattato, del basilico, sale e olio. Per preparare le bruschette di melanzane invece ho scelto delle ottime melanzane terra orti, melanzane tonde in questo caso, e poi utilizzeremo i peperoni al gratin e della scamorza, naturalmente sale e olio. Allora iniziamo subito dalla pulizia dei nostri ortaggi. Allora, facciamo subito una premessa. La ricetta tradizionale dei peperoni al gratin prevede che vengano prima arrostiti, spellati e quindi poi conditi come faremo noi in seguito. Invece, com'è nello spirito della nostra trasmissione buono, facile e veloce, noi adotteremo una scorciatoia per rendere questa ricetta ancora più facile e veloce. Quindi tagliamo direttamente i peperoni, privandoli dei filamenti interni e dei semi, e li tagliamo a listarelle. E adesso poniamo i peperoni direttamente nella pirofila, a crudo, così come sono. E adesso aggiungiamo gli altri ingredienti. Prendiamo uno spicchio d'aglio e lo tritiamo finemente. Guardate, faccio direttamente così, proprio tutto direttamente nella pirofila. È davvero rapidissima, fatta in questo modo, la nostra ricetta dei peperoni al gratin. Può bastare. Poi aggiungiamo delle olive snocciolate, ovviamente, poi aggiungiamo dei capperi dissalati, se volete potete anche tritarli un po', altrimenti vanno benissimo interi. Aggiungiamo un po' di profumo di basilico, basilico fresco, spezzettato a mano. Poi del pan grattato, qualche cucchiaiata. Regoliamo di sale, non molto perché comunque abbiamo già utilizzato capperi e olive. Infine dell'olio extravergine d'oliva. E andiamo a mescolare tutti gli ingredienti. Perché no, aiutandoci con le mani, che è molto più rapido e riusciamo anche meglio nell'operazione. Ecco qui. E adesso li poniamo direttamente in forno. Forno ventilato alla massima temperatura, ricordandoci di mescolarli di tanto in tanto. E mentre attendiamo che siano pronti i peperoni al gratin, ci dedichiamo alla preparazione delle bruschette di melanzane.
L'Unione fa Terra Orti. Nel cuore della Piana del Sele, da sempre, aziende agricole mettono passione e dedizione per offrire il meglio della loro splendida terra. Dalla loro associazione nasce Terra Orti, organizzazione di produttori in grado di fornire prodotti ortofrutticoli di altissima qualità durante tutto l'anno, coniugando tradizione e modernità, passione e qualità. Dal cuore della Piana del Sele, il meglio dell'ortofrutta italiana. Garantita. Terra Orti. Per preparare le bruschette di melanzane ho scelto delle melanzane tonde Terra Orti. Innanzitutto eliminiamo il picciolo e l'altra estremità. E quindi poi le tagliamo a fette rotonde, più o meno dello spessore di un centimetro circa. Vedete, fette rotonde più o meno regolari dello spessore di circa un centimetro. A questo punto possiamo grigliare le nostre bruschette di melanzane. Per cui facciamo riscaldare bene una piastra. Io cospargo il fondo della piastra con del sale, anche fino va benissimo, così per non farle attaccare e contemporaneamente per insaporirle. Appena la piastra avrà raggiunto una certa temperatura, insomma si sarà ben riscaldata, possiamo adagiare le nostre fette e le facciamo grigliare. Appena grigliate su un lato, chiaramente le rigiriamo sull'altro. E continuiamo così fino a completamento di tutte le fette. Non dimentichiamo ogni tanto di dare una mescolata ai nostri peperoni. Mentre grigliamo le melanzane, iniziamo ad affettare la scamorzina a fette rotonde, proprio come quelle delle melanzane. E poi alla fine qualche fetta la tagliamo ulteriormente a listarelle. E anche le ultime melanzane sono ben grigliate. Adesso prendiamo la leccarda del forno e la ungiamo con un po' d'olio. E lo distribuiamo bene sul fondo, aiutandoci con un pennellino oppure tranquillamente anche con le mani. Adesso adagiamo le nostre melanzane sulla leccarda, ben oliata. E adagiamo sopra altrettante fette di scamorza. Ecco qui, i peperoni al gratin sono pronti e adesso completiamo mettendo su ciascuna fetta di scamorza qualche peperone gratinato. Ovviamente con i capperi e le olive. E adesso l'ultimo tocco è qualche strisciolina ancora di scamorza, così. E adesso inforniamo, giusto per il tempo necessario a far fondere la scamorza, in modalità grill.
Con i freschissimi peperoni e melanzane Terra Orti abbiamo preparato due contorni, i peperoni al gratin e le bruschette di melanzane. Due soluzioni invitanti e stuzzicanti anche per avvicinare i bambini al consumo sano delle verdure. Come sempre tutto buono, facile e veloce. Appuntamento alla prossima ricetta! Buono, facile e veloce, in collaborazione con Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.